domande, andiamo a vedere come si possono implementare dei modulatori e dei modulatori per le modulazioni di ampiezza. Fino adesso abbiamo fatto solo degli schemi a blocco, che sono oggetti molto di alto livello, però questi schemi a blocco poi devono trovare un modo per essere implementati. Hanno bisogno di circuiti che li implementino. Cominciamo con i modulatori. E vediamo un esempio di un modulatore AM convenzionale. È chiamato Square Low Modulator. Come funziona? Il messaggio da modulare viene sommato alla portante e la somma viene mandata all'ingresso a un diodo PN, che è un sistema non lineare, la cui caratteristica ingresso-uscita è una costante per il segnale ingresso più un'altra costante per il segnale ingresso al quadrato. È proprio questo fatto che ha una componente quadratica che rende il sistema non lineare. A ingresso più B ingresso al quadrato. Ok? E poi l'uscita viene filtrata attraverso un filtro a bassa banda centrato a frequenza FC. Andiamo a dare un'occhiata all'espressione del segnale all'uscita di ogni blocco e vediamo perché questo schema dovrebbe produrre un segnale modulato con modulazione M convenzionale. Bene, il segnale all'uscita è una costante per l'ingresso e quindi sarà A M di T più A AC coseno, e poi sarà un'altra costante B che moltiplica l'ingresso al quadrato, ma l'ingresso al quadrato è M quadro AC quadro coseno quadro e due volte M AC coseno. È proprio il quadrato che dà l'effetto mixing, che fa mischiare il segnale alla portante. Quindi dicevo, più una costante B che moltiplica il quadrato di questo binomio, quindi M quadro, A quadro coseno quadro, e due volte il prodotto del 2, quindi AC MT coseno. Come vedete ci sono tanti termini, tuttavia non tutti questi termini passeranno al filtro a bassa banda, perché il messaggio è passa basso e quindi questo non passa al filtro a bassa banda. Quindi questo non passa al filtro a bassa banda. Il coseno a frequenza FC passa, il messaggio al quadrato a banda 2W invece W, ma comunque passa basso e non passa. Il coseno quadro si può scrivere come 1 più coseno del doppia frequenza diviso 2. Il termine 1 è passa basso, viene tagliato dal filtro passa banda. Il termine a frequenza 2FC non passa il filtro passa banda, che ha comunque banda passante centrata attorno a FC, quindi neanche questo passa. Scusi professore, sì. Lì non manca una A nell'ultimo termine, una A piccola. Non è il doppio prodotto l'ultimo termine. Il doppio prodotto è B per il doppio prodotto, quindi B per M a C coseno, giusto? Sì, sì, mi scusi. B M a C coseno, sì, perfetto. E quindi rimango soltanto i due termini che mi interessano, il termine di portante e il termine
MT coseno. Se lo raggruppate e mettete in evidenza un A piccolo AC, ottenete 1 qui e di là ottenete 2B diviso A M di T coseno. Questa è la portante. Se moltiplicate per il messaggio normalizzato e dividete il messaggio normalizzato, qui apparirà il messaggio normalizzato e qui due volte B messaggio normalizzato. Scusate, se moltiplicate e dividete per il massimo, 2A, 2B massimo di M diviso A e M di T diviso massimo di M. Questo è il indice di modulazione e questo è il messaggio normalizzato. E quindi questo è un segnale modulato in AM convenzionale. Ok? Sono schemi semplicissimi. Ripeto, si somma il segnale alla portante, si manda in un sistema non lineare, la cui risposta ingresso-uscita è l'ingresso più l'ingresso al quadrato. L'ingresso al quadrato genera il doppio prodotto e quindi la modulazione, e poi con un filtro passabanda si prevedevano soltanto i contributi del segnale qui attorno alla frequenza FC. Non è l'unico modulatore M che si può fare, ne esistono tanti, ve ne presento un altro e poi basta, tanto sono solo esempi rapidi. Ed è il switching modulator. Come dice la parola stessa, c'è un switch, quindi un interruttore. Come funziona? Molto semplice. Il segnale in ingresso MDT moltiplicato con l'opportuno coefficiente, poi questi coefficienti alla fine ve li giocate in modo tale da ottenere gli indici di modulazione che volete, le ampiezze che volete. Viene sommato, come prima, a un termine portante, a una portante, e l'uscita viene mandata all'ingresso ad un interruttore che si apre e si chiude con periodo comandato dalla portante stessa. Ok? Quindi quando il coseno è positivo l'interruttore è chiuso, quando il coseno è negativo l'interruttore è aperto e non conduce, ad esempio. E poi l'uscita viene mandata in ingresso a un filtro passabanda centrato a frequenza FC. Anche questo è uno schema semplicissimo, vediamo perché funziona. Al solito basta scriversi l'ingresso del filtro passabanda e vedere quali componenti passano il filtro. Il segnale qui ha questo aspetto, è A M di T più AC coseno moltiplicato per una forma d'onda periodica che è semplicemente la replicazione di una finestra rettangolare, perché
Quando l'interruttore è chiuso lascia passare l'ingresso, quindi moltiplica l'ingresso per 1. Quando l'interruttore è aperto non lascia passare l'ingresso, quindi moltiplica l'ingresso per 0. E quindi un dente di sega. Il segnale da moltiplicare all'ingresso per avere il segnale in uscita. E quindi è una replicazione a passo t, il periodo del coseno, ma è 1 su fc, quindi di una finestra rettangolare ampia. Quanto è ampio? La parte positiva è il coseno. Siccome il coseno è periodo 1 su fc, la parte positiva è mezzo periodo, 1 su 2 fc. E quindi bisogna replicare la finestra rettangolare π greco di 2t su fc. Lo disegno qui. Il coseno questo è il periodo del coseno 1 su fc e questo è mezzo periodo 1 su 2fc. Scusate, questo è 1 su 4fc perché mezzo periodo 1 su 2fc e la parte di destra è 1 su 4fc. Lasciata però in questa forma non si vede bene quali sono, qual è l'effetto del filtro passabanda. Più facile se lo sviluppiamo al solito, come abbiamo fatto ieri, in serie Fourier. Sviluppato in serie Fourier sappiamo subito quello che viene fuori, ma in ogni caso ne abbiamo un'idea, perché è un segnale periodico di periodo 1 su fc, quindi avrò tante armoniche a frequenza 0, a frequenza fc, 2fc, 3fc e così via. Quindi quando moltiplica, siccome è pari, avrò soltanto i termini di coseno. Qui avrò tanti termini del tipo coseno di kfc, a frequenza kfc, moltiplicato per questi oggetti, daranno luogo a contributi segnale che stanno a frequenza 0, fc, 2fc, 3fc e così via. Andrò a selezionare soltanto la parte, i contributi segnale attorno alla frequenza fc. Se vi piace possiamo sviluppare in serie Fourier quel segnale, cioè la replicazione a passo 1 su fc della finestra rettangolare. Che è sommatorio su k appartenente a z di c con k elevato a meno 2 pi greco i a 2 pi greco i k fc t ma siccome il segnale è pari i coefficienti c con k saranno pari, cioè c con k uguale a c di meno k, li possono mettere in evidenza e quindi avrò il termine c con 0 più la sommatoria su k che va da 1 a infinito elevato a più, lo metto assieme con elevato a meno e ho due volte il coseno. I coefficienti c con k sono, il coefficiente c con k è uguale a 1 su t trasformate le Fourier del generatore di un generatore cambiato al passo k su t. Il periodo fc quindi è fc trasformate le Fourier di un generatore cambiato al passo kfc. E come generatore possiamo prendere direttamente quello che vediamo qui dentro, perché questo è un generatore. E quindi la trasformata di Fourier del generatore è l'integrale su tutto R del generatore pi greco, quindi la finestra rettangolare 2t su fc per elevato a 2π greco i meno la frequenza, quindi k fc t dt,
Ma questa è la semplice trasformata di Fourier di un rettangolo che è una sinc. Quindi questo è FC per la... Scusate, qui c'è un errore. Non posso avere questo 2t su FC. Questa finestra rettangolare si scrive come 2FCT. Ok. Perché è 2FCT? Non è FCT mezzi? Cioè no. Allora, la finestra rettangolare è definita in questa maniera. Fa 1 se l'argomento è in modulo minore di 1. Quindi 2FCT in modulo minore di 1. Cioè t in modulo 1 su 2fc. Un mezzo, scusate, perché la finestra rettangolare fa 1 in meno mezzo un mezzo. Ok? Quindi era un errore di battitura, un typo prima, non è... La finestra rettangolare che abbiamo scritto qui ha questa rappresentazione. Ripeto, la finestra rettangolare è definita come 1 se l'argomento in modulo è meno di un mezzo. L'argomento in modulo deve essere minore di un mezzo, quindi t deve essere minore di 1 su 2fc, che è proprio quello che volevamo. Scusate, 4fc. Perché c'è un mezzo qui e 2 qui. Ma ce ne potete accorgere subito perché non possiamo avere un tempo diviso una frequenza, perché avremmo avuto come delle misure un tempo al quadrato. Invece il tempo e frequenza è adimensionale. Torniamo indietro, quindi, e correggiamo. Qui abbiamo 2FCT, qui abbiamo 2FCT, la cui trasformata di Fourier è 1 su 2FC sinc della frequenza F diviso 2FC, ma la frequenza è campionata a passo KFC, KFC. E quindi abbiamo sinc di k mezzo. Che se k fa 0 fa un mezzo, se k fa 1 abbiamo seno a pi greco mezzi che fa 1 al numeratore diviso pi greco mezzi, quindi 1 su pi greco, e così via. Quindi chiaro? Qualche dubbio? È solo lo sviluppo in serie Fourier della funzione periodica replicazione della finestra rettangolare. Scriviamola in quella maniera però, così risulta più chiaro. E abbiamo A M di T più AC coseno di 2π greco FCT che moltiplica C con 0, quindi un mezzo, più 2 volte C con 1, 2 su π greco coseno a 2π greco FCT, più gli altri termini che hanno tutti frequenza maggiore di FC. Di cui mi disinteresso.
perché qualsiasi altro termine a frequenza con armonica, quindi tutte le altre armoniche a frequenza 2FC, 3FC, 4FC moltiplica il messaggio e quindi rimangono centrate a frequenza FC e quindi non passano il filtro passa banda. O moltiplicano il coseno e quindi vanno a frequenza maggiore e non passano il filtro passa banda. Perché avremmo coseno a frequenza FC per coseno a frequenza 2FC lo dovremmo scrivere come coseno a somma e coseno a differenza e la differenza passa, quindi ci serve un altro termine. Se K fa 2 abbiamo qui sinc a 1 che fa 0, quindi il termine a frequenza 2FC non ci sta, ragazzi. E allora più alto a frequenza maggiore di 3FC e questi non passano perché moltiplicati per un coseno a frequenza FC dà luogo a, sviluppando il coseno coseno come coseno somma e coseno differenza, avremo 3FC e 1FC fa 4, 3FC meno 1FC fa 2, nessuno dei due passa il filtro passa banda, quindi tutti gli altri termini ce ne possiamo disinteressare. Ok, ora analizziamo ogni singolo termine, quindi il primo per il primo per il primo per il terzo e così via, il secondo per il primo, il secondo per il terzo e così via, e scriviamo qui fuori soltanto quelli che passano il filtro passa banda. In particolare, il primo è messaggio per un mezzo, non passa il filtro passa banda perché il messaggio è passa basso, è centrato a frequenza F0. Primo per il secondo, messaggio per 2π coseno, questo passa, quindi abbiamo 2a su π mdt coseno. Il primo per il terzo è a frequenza 3FC, 4FC, 5C, FC e così via, nessuno di questi passa il filtro passa banda. Ricominciamo, il secondo del primo, questo passa, e abbiamo AC mezzi coseno, e poi il secondo per il secondo è coseno per coseno e coseno quadro, che lo scrivo come 1 più coseno del doppio diviso 2, nessuno dei due passa perché 1 sta a frequenza 0 e coseno del doppio sta a frequenza 2FC. E poi tutti gli altri, secondo per gli altri è, come detto prima, FC e 3FC o più, lo scomponiamo con coseno della somma, 3 più 1 fa 4, non passa, coseno di differenza, 3 meno 1 fa 2, non passa, e tutti quelli di ordine superiore, nessuno di questi passa. Questa è la prima cosa che rimane all'uscita del filtro passa banda. Come vedete c'è il termine portante e il termine mutuato in DSB. Metto in evidenza la portante e abbiamo 1 più 2a 4, scusate, a diviso π ac messaggio coseno, che è un segnale modulato in AM. L'implementazione di questo modulatore è molto semplice perché la somma
si fa semplicemente prendendo il vostro oscillatore a C coseno e mettendolo in serie col messaggio. L'interruttore si fa semplicemente con un diodo e andrà a prelevare l'uscita su una resistenza. Sulla scala di variabilità del coseno questo messaggio è praticamente costante, e quindi quando il coseno è positivo il diodo in conduzione leggete l'uscita sulla resistenza, quando il coseno diventa negativo il diodo va in interdizione e non leggete nulla. E quindi qui a valle, scusate, questo ancora non è il segnale modulato X, perché poi questo deve andare in ingresso a un filtro passa banda. Modulatori DSB SC. Switch in modulator. Basta non fare la somma con la portante. Se non faccio la somma con la portante, in ingresso al filtro passabanda non avrò messaggio e portante che moltiplicano l'onda quadra, ma avrò soltanto il messaggio che moltiplica l'onda quadra. Uscita non avrà il termine importante. E quello che vedete in uscita è un segnale modulato di DSB-SC. Qual è il dubbio? Forse il dubbio studio, ma se io mando il messaggio in un interruttore, sì, che si disattiva con la portante, sì, e non perdo contenuto informazionale? No, perché la ragione sta nel fatto che questi due oggetti hanno banda nettamente differente. Questa è una banda piccolissima, questa è una banda enorme. Ok? La scala di variabilità di questo oggetto è molto lenta. La scala di variabilità di questo oggetto invece è molto veloce. Quindi quello che ottenete è che il vostro messaggio è questo. E quando lo passate in un filtro, in un interruttore, l'uscita dell'interruttore è questa, vedete? Ma anche così non ve lo sto rappresentando bene, perché in realtà la frequenza è molto maggiore di questa, quindi dovete immaginare dei rettangolini ancora più stretti e ancora più fitti. Il tema è il cambiamento. Io questo è un cambiamento sempre all'indotto, ok? No, non è sempre all'indotto, è un cambiamento a prodotto, ma è comunque un cambiamento. Quindi purché la frequenza di cambiamento sia maggiore di due volte la banda, io sto a posto. Ma la frequenza di cambiamento qui è FC, deve essere maggiore di 2W, ma questa è la frequenza portante, in genere è enormemente maggiore di 2W, quindi non sto perdendo informazioni. Grazie. Sto soltanto interrompendo il segnale, diventa switched, diventa discontinuo, ma io poi fra virgolette lo rialliscio con questo filtro che prende soltanto la frequenza FC, in inglese smooth.
quindi alliscia. Ok? Altre domande? Chiaramente anche con l'implementazione cambia semplicemente che in serie non ci metto la portante. Esatto. Però dovrò regolare il filtro e il dino sulla base della portante stessa. Non è l'unico modo di implementare questi modulatori DSB. In realtà un altro schema generale è quello di, se avete a disposizione un modulatore M, potrete fare sempre un modulatore DSB combinando due modulatori M. Questo schema si chiama Balanced Modulator. Immediato, prendete il vostro messaggio MIT che dovete modulare, mandatelo al modulatore M che avete a disposizione, mandate la sua versione opposta, cioè moltiplicata per meno 1, nello stesso, in un modulatore M identico al precedente. L'uscita qui sarà AC1 più A messaggio normalizzato coseno. L'uscita di sotto avrà gli stessi parametri AC1. L'unica cosa che cambia è che adesso abbiamo meno il messaggio normalizzato. Sommate queste due uscite. La seconda la cambia di segno. E così il termine di portante va via e rimane soltanto il termine messaggio. Rimane 2A AC MT coseno, che come vedete è un segnale modulato in DSB SC. Ah, badate, questi schemi che fanno la modulazione DSB-SC essenzialmente implementano un prodotto per un coseno. Ok? Il prodotto per un coseno si chiama mixer. L'oggetto che moltiplica un segnale per un coseno si chiama mixer, miscelatore. Ed è un dispositivo che viene utilizzato dappertutto, perché anche in ricezione, quando dovete fare il demutatore, dovete moltiplicare per un coseno il segnale ricevuto e poi filtrarlo passo a passo. La moltiplicazione per un coseno prevede l'esistenza di un mixer che fa la miscelazione tra il segnale e il coseno, e questi schemi qui che fanno la modulazione DSB implementano un mixer anche. Prego. Sì, ma lì è sempre coseno 2π FCT, no? Sì, certo. Ok? Qualche domanda? Modulatori AM, SSB. Semplicissimo, una volta che abbiamo visto come si effettua la modulazione DSB, poi mandare l'ingresso e l'uscita della modulazione DSB, che ha doppia semibanda, a un filtro passabanda che elimina una delle due semibande. Abbiamo già detto.
in realtà c'è più di un metodo per fare la modulazione di SSB, potete anche fare la trasformata di Hilbert e poi sommare. Questo è il metodo più semplice: prendete il messaggio, lo modulate in DSB e poi tagliate una delle due semibande, quella che non vi interessa. La VSB cambia soltanto l'aspetto del filtro passabanda, che non è più ideale ma è reale, purché però abbia quella caratteristica lì che abbiamo detto prima, quindi HDF più FC più HDF meno FC nella banda meno W W deve essere costante. Bene, questi sono i modulatori. Bene, i demodulatori invece? Come detto prima, se vi serve un mixer, quindi una moltiplicazione per un coseno, basta che utilizzate uno degli schemi precedenti che fanno la modulazione di SB, la moltiplicazione per un coseno. Però vediamo più in dettaglio i demodulatori. Il demodulatore M l'abbiamo già studiato, è semplicissimo. Vi ripeto, lo schema blocchi prevede di passare il segnale ricevuto in un filtro non lineare che fa il modulo oppure la parte positiva. Insomma, o cancella le semionde negative oppure le raddrizza. E circuitalmente penso che sappiate come si può fare questo oggetto. Dopo, l'uscita viene mandata in ingresso a un filtro passo a basso che segue l'invio. Come si implementa circuitalmente? Bene, lo schema più semplice è questo. Il segnale ricevuto qui è RT, va all'ingresso a questo circuito dove sono presenti un diodo e un resistore e un capacitore, condensatore se preferite, in parallelo. L'uscita, quando RT è il segnale modulato in AM, è proporzionale al messaggio. Poi c'è il solito termine di componente continua che potete eliminare con filtro passo a basso a banda molto stretta. Va bene? Questo beta lo potete togliere di mezzo con filtro passo a basso, passo a basso a banda molto stretta, per rimanere il messaggio per un coefficiente. Perché questo schema funziona? Si vede facilmente con un disegnino. Questo è il segnale modulato in AM. Esagero l'ampiezza delle... scusate, esagero la frequenza del coseno, che in questo caso è bassissima, in realtà è molto più fitta di quella che vi sto disegnando, ma in questa maniera si vede meglio il funzionamento del circuito. Quando ci troviamo in questa zona, il segnale d'ingresso è positivo e sta crescendo. Il diodo in conduzione, la tensione in uscita che leggo è esattamente quella in ingresso, che è uguale anche a quella sul condensatore, e quindi leggo esattamente questo. Quindi il tratto leggero è l'ingresso, il tratto pesante, quindi l'ingressetto, è l'uscita. Quando arrivo al picco qui, il segnale d'ingresso comincia a scendere e quindi la tensione qui diventa più bassa della tensione che era rimasta in memoria sul condensatore. Il diodo va in interdizione e non passa più corrente. Sulla resistenza si scarica il condensatore e si scarica magari lentamente, quindi la tensione uscita decresce, decresce, decresce
fino a che il coseno non ha fatto la sua semionda negativa e poi quella positiva e arriva una tensione maggiore di quella che è sul condensatore. A quel punto il diodo è di nuovo in conduzione e ricarica il condensatore. E l'effetto è questo, che il circuito sta seguendo l'inviluppo di quell'onda envelope detector. Chiaro? Prima di fare una breve pausa voglio solo farvi un commento, un'osservazione sulla grandezza RC, che è la costante di tempo. Che non deve essere né troppo piccola né troppo grande. Perché? E il perché si capisce bene con un disegnino. Se la costante di tempo è troppo piccola, succede che il condensatore si scarica troppo velocemente. E quindi il segnale uscita avrà questo aspetto, ok? Si scarica molto velocemente. E quindi questa oscillazione è troppo esagerata e c'è un ripple esagerato, molto rumore e così via. Purtroppo ho dei gessetti che sono quasi terminati, quindi non proseguo il disegno. Viceversa, se R per C è troppo grande, avremo una situazione del genere, e cioè quella opposta, che il condensatore si scarica troppo lentamente. Quindi qui la tensione rimane quasi costante, si scarica di poco. Qui rimane quasi costante e scarica il voto, qui rimane quasi costante e si ricarica qui, vedete? La condizione quindi è che questa costante di tempo debba essere molto maggiore della scala di variabilità del coseno. Così non segue il coseno, è lenta, quindi non riesce a seguire il coseno, è molto più veloce. Quindi deve essere molto maggiore della scala di variabilità del coseno, che è 1 su FC. Quindi se un coseno ha frequenza FC, varia su ordini di tempo dell'inverso, 1 su FC. Così non segue il coseno. Ma deve essere anche molto più piccolo, questa costante di tempo, piccola, della scala di variabilità del messaggio. Così segue il messaggio, ma il messaggio ha banda W, quindi la sua scala di variabilità è di circa 1 dell'inverso della banda. Se preferite, W molto minore di 1 su RC, che deve essere molto minore di FC. Che essenzialmente sta dicendo che la banda passante di questo filtro, che è un filtro passabasso, è che a tutti gli effetti è parente di un filtro RC, e la banda del filtro RC è 1 su RC, vi ricordate? Abbiamo calcolato la banda equivalente del rumore, la banda del dB del filtro RC era proporzionale a 1 su RC. Quindi la banda passante di questo filtro deve essere molto più grande della banda del messaggio, così il messaggio passa, ma molto più piccola la frequenza FC, così passa soltanto il messaggio. E tutte le armoniche troppo grandi non passano.
Va bene, fermiamoci un attimo se non ci sono domande.